Spesso siamo così presi con qualcosa di oggi che in realtà non è tanto importante, che non ci prepariamo per quello che sta per succedere dopo, che è di grande importanza. Quando sappiamo in anticipo di un grave pericolo e non ci prepariamo, quello è la massima della stoltezza. È facile vivere per quello che vediamo oggi, quello che ci circonda, do i doveri, gli impegni, i piaceri. È facile vivere per quello che ci circonda oggi e non pensare a quello che sta per arrivare. Però questo è stoltezza. La vera sapienza è di vivere preparandoci per quello che verrà che è più importante di quello che c'è. Chi vive così vive bene oggi e dorme tranquillo. L'avvenimento più importante di ogni vita è il nostro apparire davanti a Gesù Cristo. Perché in quel giorno sarà dichiarato la nostra eternità. Ed è oggi l'unico momento possibile in cui possiamo prepararci. E per questo, che il vero amore per i nostri fratelli, sorelle, mariti, mogli, sorelle, cugini, il nostro vero amore è di non ignorare il peccato in noi stessi e gli uni negli altri. Ma di dire questo non va bene, sai, mi, mi aggrava quello che ho scelto nella tua vita. Non va bene, non stai pensando all'eternità, questo è vero amore. Ripetutamente, Dio, tramite la Bibbia, ci esorta a vegliare per essere pronti per il ritorno di Cristo, il giudizio finale. Questo per chi non ha Cristo, e questo per chi ha Cristo. Se tu hai Cristo, ma io sono salvato, ma scusami, quell'atteggiamento mi preoccupa. Direi, ma io sono già salvato, quindi io sono a posto. No, scusami, con quell'atteggiamento non, se... non sei tanto a posto. Perché non stai pensando che tu devi stare davanti a Cristo e rispondere per come hai vissuto nella carne e se non ti aggrava questo, se non hai peso, veramente chiedo, ma tu hai Cristo? Cioè, ti dico seriamente, tu dici di avere Cristo, ma non ti pensa, non ti pesa, non pensi al giudizio dei credenti, allora questo è un brutto frutto tutti dovremo pensare al fatto che io apparrò davanti a Cristo. Dovremo vive, vivere con questo davanti agli occhi ogni giorno. E la Bibbia ci esorta a questo ripetutamente. E oggi vorrei guardare insieme Matteo 25 da 1 a 13. Gesù Parla qui con una parabola che ci aiuta a ricordare l'importanza di prepararci per il ritorno di Cristo e il giudizio che gli farà. Perché possiamo prepararci solamente oggi. Non abbiamo domani. Io non ho domani, io ho oggi. Forse Dio mi darà quello che io chiamo domani. Forse non mi darà quello che io chiamo domani. Io ho oggi. Oggi per sicuro, allora voglio vivere oggi? No? Sì, dovrei, dovrei cambiare le cose nella mia vita. Che disprezzo a Dio! Perché io non so se Dio mi darà tempo un domani di cambiare. E comunque, i giorni di oggi già sto investendo. Quindi, leggiamo, voglio leggere tutto, 1 a 13. La, la parabola delle dieci vergini, in cui Gesù ci esorta a vegliare. Per essere veramente pronti per il suo ritorno. Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Ora cinque di loro erano avvedute e cinque stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute invece insieme alle lampade presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: "Ecco, arriva lo sposo! Uscite lì incontro!". Allora tutti quei vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stotte dissero alle avvedute: Dateci del vostro olio, perché le nostre labbra stanno per spegnere. Ma le avedute, rispondendo, dissero, No, perché non basterebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene per voi. Ora mentre quelli andarono, andavano a comprare, arrivò lo sposo. Quelli che erano pronti entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse, In verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. Lo scopo di questa parabola è molto evidente. Esortarci a essere veramente pronti per l'arrivo di Gesù Cristo e noi non sappiamo a che giorno, a che ora verrà, o per tutti o per me o te individualmente. Voglio rileggere versetto 1 e considerare un po' di più questa parabola. Allora il Regno dei cieli sarà simile a dieci vergini, le quali prese le loro lapide, uscirono fuori, Incontro allo sposo. In Matteo 24, questo è Matteo 25, Gesù insegna moltissimo del suo ritorno per giudicare il mondo. 24 è quasi solo quello. Parla di Gesù che ritornerà con tanti esempi, spiega come sarà quando ritornerà per giudicare il mondo. Quindi, il contesto di questa parabola è: Io, Gesù, ritornerò per giudicare. Siate pronti. Contesto. Quindi questo è, visto che io ritornerò per giudicare, siate pronti. Perché quel giorno quelli che sono pronti entreranno nella presenza di Cristo per sempre e quelli che non sono pronti saranno cacciati nel tormento eterno per sempre. Visto che ognuno di noi ha davanti a sé quel giorno, L'insegnamento di questa parabola è estremamente importante per tutti. Questo non è per chi non è ancora salvato o non è per certi, questo è per tutti. Allora ascoltiamo col cuore quello che Dio ci insegna in questo brano. Per primo, chi sono questi vergini? Dobbiamo capire, per capire chi rappresentano. Allora, rappresentano persone che si identificano con lo sposo. Loro aspettano lo sposo. Quindi questi sono cristiani di nome. Possono essere veri cristiani, possono essere solo di nome. Ma sono cristiani. Le tante persone che non si identificano con Cristo, Cristo non, non, non si considerano cristiani, non è una cosa vera nella loro vita. Non sono questi vergini, perché loro non aspettano. Lo sposo. Queste sono persone che in qualche modo aspettano lo sposo, vanno per aspettarlo. Questi sono cristiani. È importante però capire che nella Bibbia Dio parla delle persone nei termini che loro dicono di loro stessi. Quindi, quando dice, in questo caso, credenti, vergini che aspettano lo sposo, non vuol dire che sono veramente salvati. Spesso la Bibbia usa quello che una persona dice di sé. Dio dice va bene, ti do quell'etichetta, ma vedremo se è vero o no. Quindi, questi sono cristiani di nome che vivono in attesa del ritorno di Cristo. Quindi, rappresentano tutti i cristiani nel mondo quelli che si autodefiniscono cristiani. Le lampade rappresentano la vita cristiana che ognuno ha. Notate che escono per incontrare lo sposo con le loro lampade. Sono cristiani in nome e in qualche senso in pratica. La loro vita, hanno una vita cristiana. Credo che sia chiarissimo a tutti che lo sposo, qui, è Gesù Cristo. Sta parlando continuamente nel capitolo precedente del fatto che lui sta per ritornare e essere pronti. Quindi, qui, Gesù è lo sposo. E quando ritornerà, subito dopo ci sarà un banchetto. Si chiama spesso nella Bibbia il banchetto delle nozze e lui è lo sposo. E sarà il banchetto per quelli che hanno Cristo, dove saranno accolti di mangiare eternamente con lui. La gioia del cielo sarà restare con Cristo. È fondamentale tenere sempre in mente il fatto che tutto quello che è intorno a noi sarà distrutto. Tutto. E Gesù giudicherà tutti, vivi e morti, e poi ci sarà l'eternità. Quindi, questa parabola, come tanti insegnamenti, è uno stimolo, un'esortazione a noi. Siate pronti, vivete con questo in mente. Notate che tutte le vergini sono in attesa dell'arrivo dello sposo, però vedremo che alcuni lo aspettano essendo pronti per il suo arrivo, mentre altri lo aspettano ma non sono pronti per il suo arrivo. Tutti lo aspettano, ma certi non sono mica pronti per il suo arrivo, anche se lo aspettano. Quindi il punto che voglio ripetere, c'è un punto principale in questo, questa parabola. Siate pronti. Voglio rileggere da 1 a 4. Notate che cinque vergini sono avvedute, o se, sagge, e cinque sono stolte. Leggo. Allora, il re, regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Ora, cinque di loro erano avvedute e cinque stolte. Le stolte nel prendere le loro lampade non presero con sé l'olio. Le avvedute invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Qui dobbiamo capire perché questo fa capire spiegare tutta la parabola. Il senso della parola avveduta, erano avvedute i cinque di loro, descrive uno che capisce bene la situazione. E agisce in base alla realtà delle situazioni. Quindi il senso di avvedute qua descrive uno che edifica la sua vita alla luce del fatto che lo sposo sta per arrivare. E lì è la cosa più importante. E, si, e vive alla luce di quello. Quello è avveduta. Una persona avveduta. Quindi qualcuno che vive giorno per giorno tenendo presente e decidendo come investire il giorno, i pensieri, le parole, le azioni in base al fatto che sta per arrivare Cristo. Questo è essere avveduto. E quindi è un discorso che non è solo sapere intellettualmente, sì sì, Gesù ritornerà, ma determina come agisco, come vivo. Io voglio vivere, è per quello che io faccio il mio lavoro, pratico. Dio. La Bibbia dice tutto quello che fate di parola e di opere. Curi curare la casa, curare i figli, si può fare per Cristo. Si può fare non per Cristo, ma si può fare per Cristo. I compiti, lavori al lavoro, curare la casa, andare a parlare di Dio, come reagisco ai problemi, le ingiustizie della società. Tutto vivo alla luce del fatto che Gesù sta per ritornare. Questo è essere avveduto. Gesù parla di una persona avveduta in Matteo 7, vi leggo io. Lui aveva fatto Sermoni sul Monte, tanti insegnamenti, e poi conclude Sermoni sul Monte con Matteo 7, 24 a 27. Perciò, dice Gesù, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto, che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste parole, ma non le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cade poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa. Essa. Crollò e la sua rovina fu grande. In quel brano Gesù usa le stesse due parole, avveduti e stolti, per descrivere chi vive in base alla verità e chi non vive in base alla verità. Non basta conoscere le verità di Dio, ti rende solo più colpevole, se solo conosci e non vivi. Bisogna vivere. Allora, Gesù dice altrove: Che giova l'uomo. Guadagnare tutto il mondo e perdere l'anima sua. Quello è vera stoltezza. E così nella nostra parabola ci sono cinque vergini avvedute che vivono per il ritorno di Cristo, l'arrivo dello sposo, e ci sono cinque vergini stolte. Infatti, in questa parabola ciò che rende una vergine stolta è perché ha la lampada, aspetta lo sposo, ma non ha l'olio nel suo vaso. Allora per questo è, capire, è buono capire che i vasi rappresentano i cuori. L'olio rappresenta, rappresenta la grazia o lo Spirito Santo che uno riceve, la grazia della salvezza. Lo Spirito Santo che uno riceve alla vera salvezza, riva nel cuore. Allora le vergini stolte sono persone che dichiarano di essere cristiani, vivono. Fino a un certo punto, come i cristiani aspettano lo sposo, ma non hanno l'olio della salvezza nel loro cuore, nei loro vasi. Vivono dicendo le cose belle, sono lì insieme agli altri aspettando lo sposo. Importante capire: c'erano tanti che non aspettavano lo sposo. Questi aspettano lo sposo insieme alle vere vergini, ma non hanno l'olio nei loro vasi, non hanno la vera salvezza. Sperano che tutto andrà bene quando arriverà lo sposo, ma non hanno base per sperare questo. Le vergini avvedute portano non solo le lampade, ma l'olio nei loro vasi. Hanno la vera salvezza nel cuore. Avevano quello che servivano per far brillare le loro lampade con vera luce. Perché senza olio la lampada non produce vera luce. Allora, il versetto 5 è importante. E leggiamo per capire. Dice che lo sposo tardava. Ora, versetto 5. Ora, siccome lo sposo tardava, si assospirano tutte e si arumentarono. Allora, qui Dio parla, non in realtà, ma dal punto di vista delle vergini. Qui dice che lo sposo tardava dal nostro punto di vista la tesi di Cristo è molto lunga infatti per questo che la bibbia ci esorta ripetutamente vegliate 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 perché per noi sembra ma quando arriverà ho già aspettato tanto troviamo che dobbiamo svegliarci dal sonno ricordate che il fatto che a noi sembra che il ritorno di Cristo sia in ritardo è soggettivo essere in ritardo veramente dipende da... da che cosa? A che ora è stabilito? Se è stabilito arrivare quel giorno e and siamo andati oltre quel giorno, allora è in ritardo. Ma visto che la Bibbia dice che nessuno sa il giorno che Dio ha stabilito, a noi sembra di essere in ritardo, ma non è in ritardo. È una... quello che a noi sembra è, è molto soggettivo, non è reale. Non è in ritardo per quanto riguarda quando Dio ha stabilito, succederà al momento stabilito, ma è dal nostro punto di vista. Ma dice presto! Ma non è presto! Non è presto come la vediamo noi, ma se Dio dice presto, è presto. Quindi, Dio sta facendo tutto esattamente secondo il suo piano. Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 9, parla di questo. Il Signore. Non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni credono che li faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Il Signore non ritarda l'adempimento come alcuni pensano. A noi sembra, ma a noi no, no, è tutto precisamente stabilito secondo i tempi di Dio. E così in Matteo 25, il nostro brano, versetto 5, quando dice che lo sposo tardava, è dalla, dal punto di vista delle vergini. A lui, a loro sembra tanto tempo e anche a noi a volte sembra tanto tempo, non solo al ritorno di Cristo, ma quando risponderà alle nostre preghiere. Ma io ho già pregato anche tanti anni e non ha risposto. È inutile pregare ancora. Hai mai pensato a questo? Hai mai pensato, Signore, io ho già pregato tante volte e tu non hai risposto. A noi sembra che lui è tardi nel rispondere, ma lui dice, no, non stancarti a pregare, perseverate. Mi ringrazio Dio per il privilegio di aver visto persone pregare più di 30 anni per certe cose e aver visto Dio rispondere. Questo mi ha segnato che Dio ha i suoi tempi e quindi non devo stancarmi, devo perseverare nella preghiera. Quello che voglio notare qui quanti di questi vergini si assopirono, si addormentarono tutte. Quindi, quelli saggi e avvedute e quelli stolti, tutti quanti si addormentarono. Allora questo è triste, perché quelle avvedute non avrebbero dovuto Dormire. Però la carne è debole, lo spirito è pronto, si sono addormentate. E per quello che la Bibbia ci dice ve spesso: vegliate, vegliate, vegliate perché abbiamo la tendenza di dormire. Infatti, vi leggo due brani che parlano a noi credenti, Efesini 5, 11 a 14. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto, ma tutte le cose quando sono esposte alla luce divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Perciò la scrittura dice, risvegliati o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Un'esortazione a vegliare, oppure primo Tessalonicesi scritto proprio ai credenti 5, 5, 6. Voi tutti siete figli della luce, voi tutti nella Chiesa di Tessalonica, chi è veramente credente? Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Un'esortazione. Quindi Dio ci esorta a vegliare, ma in questa parabola tutti i dieci delle vergini si addormentano. Gesù continua, e nel versetto 6 arriva quello che arriverà sicuramente nel mondo, cioè lo sposo arriva. Come anche Gesù arriverà nel mondo per giudicare. Leggo 6 a 9. E sulla mezzanotte si levò un grido: Ecco, arriva lo sposo, uscite lì incontro. Allora tutti quelli vergini si destarono e prepararono le loro lampade e le stolte dissero alle avvedute «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampere stanno per spegnersi. Ma le avvedute rispondendo dissero «No, perché non basterebbe né a noi né a voi! Andate piuttosto dai venditori e compratetene per voi!» Lo sposo arriva verso mezzanotte. L'annuncio del suo arrivo veglia tutti. Tutti stanno dormendo. Era un tratto, c'è la vo voce forte che enuncia, lo sposo sta in arrivo. Ripetuti nella Bibbia, la Bibbia ci insegna che il ritorno di Cristo sarà una sorpresa. Nessuno sa allora, nessuno dice, ma io aspetterò, poi mi preparerò. Sarà una sorpresa per tutti, è per questo che dobbiamo essere sempre pronti. Il versetto 7 dichiara, che tutti si mettono da fare a prepararsi per lo sposo. Tutti, anche le, le stolte. Cosa vuol dire? Leggo ancora. Allora, tutti quelli vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Ricordate che stiamo parlando di persone che si dichiarano cristiani. Alcuni sono veri cristiani, alcuni no. Sapendo dell'arrivo dello sposo, che rappresenta Cristo, cominciarono a prepararsi. Preparano le, cose, le loro lampade, quello che servirà per poter entrare nella sala dello sposo. Si preparano una lampada come? Una lampada dell'epoca con olio e aggiustando lo lucignolo. No? Così farebbe luce. Si potrebbe dire che il modo che uno prepara la sua lampada dipende da quello in cui quella persona spera per essere ammesso nella presenza di Dio. Cioè, se uno spera nelle buone opere, quando sa che sta per arrivare a Cristo, allora cerca di mettere in, in mente tutte le buone opere per poter raccontare a Cristo come in Matteo 7, Signore, io ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quello. Hai notato anche quello che ho fatto? Quindi si prepara un elenco delle buone opere. Se uno spera nella sua religione, Vedendo arrivare Cristo si corre ad essere più religioso, più attaccato alla sua religione. Se uno spera nell'opera di Cristo sulla croce, si aggrappa ancora in modo più diretto, più chiaro: Sì, Signore, sarà per mezzo tuo che sarà ammesso, perché tu sei morto per i miei peccati. Quindi si preparano le lampade, la vita cristiana, in base a quello in cui uno spera, perché ormai capiscono che è arrivato il momento. Ricordate però che le stolte non avevano olio nei loro vasi. Ricordate che probabilmente l'olio rappresenta la grazia della salvezza, lo Spirito Santo che si riceve con la salvezza. Quindi, cinque di questi vergini, nonostante che si chiamavano cristiani, nonostante che aspettavano lo sposo da tempo, non avevano la vera salvezza in Gesù Cristo. Non avevano veramente creduto di essere perduti e non si sono aggrappati a Cristo per la salvezza, per quanto erano cristiani di nome. Forse facevano tante buone opere, come quelle di Matteo VII. Lì ricordate che le persone si presentano a Cristo pronti a rilencare le loro buone opere? Loro si sono preparati, Signore, Signori, noi abbiamo cacciato demoni, fatti grandi opere, tutto nel nome tuo. Erano pronti, pronti secondo il loro metro di essere pronti. Ma non avevano neanche loro l'olio della salvezza. Quindi, allora, cosa bisogna fare quando ti trovi con lo sposo che sta in arrivo e ti rendi conto che non sei preparato? Le, vedo, le vedove stolte fanno quello che sarebbe naturale. Subito si rivolgono a quelli con olio e dicono dateci del vostro olio. Versetto 8. E le stolte dissero alle avvedute. Dateci del vostro olio, perché le nostre lapide stanno per spegnersi. Uh, capiamo che la luce qui non vale niente, ci serve olio. Capendo che stanno messo male, si rivolgono alle vergini avedute chiedendo loro il loro olio. Il loro olio. Sono disperate, riconoscono che hanno bisogno di aiuto. Però le vergini avedute non possono dare del loro olio. Non è egoismo questo, e per cui l'olio non si può condividere. Questo è un punto molto importante. Non si può condividere quest'olio. Non sono minimamente egoiste, non si può condividere l'olio. Ognuno deve avere l'olio proprio che riceve da Dio. Versetto 9 spiega questo, ma le avvedute rispondendo con onestà dissero no perché non basterebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene per voi. Non possono condividere l'olio, ognuno ha solamente la quantità giusta per sé, perché la grazia della salvezza è disponibile senza limite a tutti. La grazia della salvezza è disponibile a tutti, però nessuno può prendere per due persone. Non puoi prendere per te e per qualcuno che ami, tu puoi prendere solo per te stesso. Qua voglio che ognuno di voi ascolti bene. È fondamentale capire questo. La giustizia che serve per entrare nella presenza di Cristo, la giustizia di una persona non può mai bastare per salvare un'altra persona. Cioè la salvezza di ciascuno è assolutamente limitata a quella persona. E perciò, come esempio, non esistono cosiddetti santi che hanno una grazia in più che possono essere distribuiti ad altre persone. Non esiste. Salmo 49, vi leggo: Salmo 49, 7-9, spiega questo molto chiaramente. Nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello, né dare a Dio il prezzo del suo riscatto. Perché il riscatto della sua anima è troppo caro e il suo costo non basterebbe mai per far sì che egli viva per sempre e non veda la fossa. Solamente Gesù può riscattare, ma nessuna persona può fare. Allora, nello stesso modo che non si può ricevere la giustizia, l'olio della salvezza da un cosiddetto santo, non si può ricevere la salvezza dai genitori o da il coniuge, o da un fratello, o da una sorella. Quindi a chi cresce con altri credenti, o genitori, o coniuge, o fratelli, o quello che sia, amico di cuore, è importante capire al giorno del giudizio quello grazie a lì degli altri non ti servirà a nulla, perché non è tua. Questo è importante. Certamente in questa vita è un vantaggio immenso avere persone nella tua vita che hanno Cristo, perché quelle persone possono parlarti di Cristo, possono farti vedere la grazia di Cristo all'opera. Questo è un vantaggio immenso, ma non aiuterà al giorno del giudizio. E per questo voglio dire a voi genitori di già pregare tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni per i vostri figli, perché la vostra salvezza non basterà per loro. Quindi le vergini avvedute spiegano onestamente che non possono dare del loro olio alle vergini stolte e perciò le mandano, devi andare a cercarlo altrove perché noi non ne abbiamo. Però ricordate che lo sposo era in, proprio in arrivo, era troppo tardi di andare a cercare olio a quel punto. Infatti è, pro, è successo proprio così. Leggo i versetti 10 a 12. Ora mentre quelli andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Quelle che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse, In verità vi dico che non vi conosco. Le vergini senza olio vanno a cercare olio, ma nel frattempo arriva lo sposo e così quelli che erano pronti entrano con lui per le nozze e la porta viene chiusa. La Bibbia dice, oggi è il giorno della salvezza. Oggi si può prepararsi per il ritorno di Cristo. Chi aspetta l'arrivo di Cristo scoprirà che sarà troppo tardi. Chi sarà già pronto sarà permesso di entrare con Cristo per le nozze, avrà davanti a sé una gioia ineffabile che durerà per tutta l'eternità. Chi invece non sarà pronto quel giorno troverà che la porta sarà chiusa. Infatti quando le vergini stolte ritornino e cercano di entrare chiamando Gesù Signore e Signore, sono cristiani di nome. Chiedendo a lui di aprire, sicuramente erano disperati, sentiranno parole terribili. Non vi conosco, non vi conosco. È importante che comprendiamo che queste sono le parole più terribili che uno può mai sentire. Di sentire Gesù Cristo dire al giorno di giudizio, non ti conosco, non c'è nulla di peggio. Ricordate Luca 18? Ma Signori, noi abbiamo, noi, 13, Signori, noi abbiamo mangiato nella Tua presenza, tu hai insegnato nelle nostre piazze. Io non so da dove venite. Non vi conosco, ma Signori, allora attenzione, quando dice non vi conosco, Gesù è onnisciente. Lui sa tutto di tutti. Conosce intellettualmente ogni persona mai creata, che Lui ha mai creato. Ma quando la Bibbia usa la frase che Dio conosce una persona, non vuol dire intellettualmente conosce di lui, sempre vuol dire sta in rapporto con quella persona, ha scelto di amare, quindi parla di un rapporto di salvezza. Quando la Bibbia usa la parola ti conosco e Dio parla, non ha a che fare mai con conoscenza intellettuale, allora, pre-conoscenza non vuol dire che lui sapeva in anticipo che tu avresti creduto o fatto questo o quell'altro, vuol dire che ti aveva amato prima della tua nascita. E qui Gesù dice, io non vi conosco, non siete dei miei. Gesù dice la stessa cosa lì in Matteo 7, vi ho citato dopo, vi leggo. Matteo 7. Non chiunque mi dice, Signore, Signori, entrerà nel reino dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signori, non abbiamo noi profetizzato nel Tuo nome? E nel Tuo nome scacciato demoni? E fatti nel Tuo nome molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: Io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Io non vi ho mai conosciuto, ma eravamo buoni cristiani, signore Io non vi ho conosciuto. Parla di rapporti di salvezza. E quindi tornando alla nostra parabola, queste vergini stolte che non avevano la vera salvezza nei loro vasi, scoprono che è troppo tardi, non possono entrare nella presenza di Cristo e vengono mandati fuori nelle tenebre eterne. Gesù stesso ci dà la spiegazione di questa parabola che troviamo nel versetto 13. Seguite mentre ve lo leggo. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. Quando Gesù dice vegliate, vegliate dunque con chi sta parlando? Con le vergini, le persone non salvate, con quelle salvate o con tutti. Con tutti. Questo non è solo per le, le vergini stolte, questo è per tutti. Vegliate voi tutti. Avete visto voi cinque avete eravate addormentati? No, no, vegliate. Perché non sapete né l'ora né il giorno. Gesù sta per venire o voi state per andare. Vegliate, non c'è tempo da perdere. Siate pronti per quando arriva. Quante parabole ci dà quando dice... Il padrone arriverà allora che non sapete, vi troverà pronti. Gesù rende chiara che quando arriverà quel giorno uno sarà troppo tardi per chi non è già pronto. Quel giorno, vedendo arrivare Cristo, non si può subito ravvedersi. Dio è pieno di misericordia oggi. Quando Gesù comincerà ad arrivare, non ci sarà più misericordia. Però chi aspetta fino all'arrivo di Cristo troverà che sarà troppo tardi. A quel punto sarà in, impossibile entrare, non ci sarà più misericordia, non ci sarà più speranza, sarà terribile. Sarà terribile quando coloro che non hanno l'olio della salvezza sentiranno quelle parole terribili, non ti conosco. Notate che Gesù dice che di vegliare perché non sappiamo né il giorno né l'ora in cui tornerà. Cioè non è, non è possibile dire ma io aspetterò e quando comincio che sta per capire mi metterò a posto con Dio. Chi pensa così sarà deluso eternamente. Chiaramente tante persone incontreranno Cristo non quando ritorno ma prima tutte le persone morte finora non sono rimaste in vita fino al ritorno io non so se tornerà mentre stiamo ancora in vita prima di alcuni ma non tutti noi non so quindi se io muoio prima quello è il mio giorno e non avrò altre scelte quindi o che tu muori fisicamente e poi ti trovi davanti a Cristo, o che tu sarai qui quando Cristo ritornerà, senza preavviso, è importante essere pronti. E perciò voglio chiedere a ciascuno. Uno, sei pronto per la morte? Sei pronto a rincontrare il tuo creatore? Sei pronto per il giudizio in cui nessuno supererà per proprio merito? Io esorto ciascuno con tutto il mio cuore a riconoscere che questo è la cosa più importante della vita. Cioè alla luce dell'eternità che sta arrivando, nulla è importante quanto avere l'olio della salvezza, essere pronti per il ritorno di Cristo. Perché questo non solo cambia l'eternità, chiaramente cambia l'eternità, trasforma la vita. Cambia l'eternità e trasforma la vita. Perché tu allora puoi avere la pace della salvezza, la gioia della salvezza in attesa, puoi avere un rifugio in ogni difficoltà. Ma per voi che avete già l'olio della salvezza, voglio incoraggiarvi a vegliare, a vegliare. Grazie a Dio siamo salvati, però dobbiamo vivere in attesa del ritorno di Cristo perché dovremmo rispondere a Lui come abbiamo vissuto dopo la salvezza che cosa abbiamo costruito sopra il fondamento di Gesù Cristo abbiamo edificato con paglia e legna che sarà bruciata o abbiamo costruito o stiamo costruendo con pietre preziose e oro qualcosa che supererà le fiamme del giudizio dei credenti cioè Cose che importa, come va il tuo lavoro, come va i tuoi sogni terreni. Adesso in America c'è un nuovo moda, si chiama l'elenco del secchio, bucket list, secchio bucket. E sono oh, quelle cose che voglio fare prima che muoio. Voglio vedere questo e questo e questo. Ho visto questi posti nel mondo, voglio andarci. Voglio... Fare una. saltare in un aereo con una paracaduta, voglio fare questo, voglio fare questo, voglio prima di morire voglio fare, cioè è una mentalità come se fosse tutto qua. È la vita che vale, è la vita dove posso compiere le cose che sogno di questa vita. E questo per un credente, ma stai scherzando? E uno dice: ah, ma io Marco non vivo così, io non sogno queste cose, io voglio solo una vita tranquilla, io non chiedo grandi cose. Sono contento di stare a casa mia, non, non voglio né viaggi né macchine, io voglio solo una vita tranquilla, quello è il tuo elenco. Allora tu hai un elenco che non è diverso di quell'elenco, diverso di, 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 di dettagli ma non di sostanza, il tuo tesoro è qui, non è quello che avrai quando ti incontri Cristo. Allora dobbiamo capire, solo perché non ho un elenco di grandi cose che voglio, non vuol dire che non ho un idolo. Mi vedo può essere solo una vita un po' con un po' meno problemi, Signore, non chiedo altro. Non chiedo grandi cose. <ride> Signore, mi basta poco, mi basta poco, non dovrebbe bastarti poco. Dovreste voler tanto. Signore, voglio essere usato per Te. Io voglio una vita che conti, Signore, voglio più di Cristo. Voglio conoscere Cristo di più, non mi basta aspettare, voglio goderlo adesso. Voglio considerare tutto spazzatura per l'eccellenza di conoscere Cristo adesso. E poi, Signore, voglio essere un vaso puro che tu puoi usare per la tua gloria. Mi hai dato una vita pesante con poco tempo libero, ma, Signore, non mi ostacolo ad essere luce, perché tu fai grandi cose. Allora, io voglio essere uno strumento nelle tue mani per portare gloria a te. Allora, questo è un elenco che vale. Vegliate, il Signore sta ritornando. Se Gesù dovesse trattarci come meritiamo, nessuno potrebbe sperare di entrare alle nozze. Nessuno. Nessuno avrebbe speranze di essere permesso di entrare quando arriva lo sposo. Ma la salvezza non è per merito. La salvezza è un dono gratuito. Pagato con il sacrificio di Cristo Gesù. E, per e perciò questo dono è disponibile a tutti i peccatori. Ma è disponibile solamente in questa vita. Quindi chiudo ringraziando Dio per la salvezza, pregando che chi ha ricevuto la salvezza possa dire: Signore, io ho la salvezza, mi farai entrare, allora io voglio prepararmi per Te. Io voglio stare qui preparando cose che quando arrivi avrò da presentarti. E questo è quello che voglio. Il mio elenco, Signore, è di essere speso per la tua gloria, che quando arrivi avrò, avrò guadagnato per te. Questo vale. Guadagnato investendo nei miei figli, guadagnato cercando di stimolare tutti intorno a me, nel mio piccolo, a vedere più di Cristo. Guadagnato pregando in segreto, in casa, per gli altri, ogni giorno. Guadagnato per lui, nonostante che io sono piccolo e debole e non parlo bene, ma raccontando agli altri di Cristo, fidandomi di lui che opererà con le mie povere parole. Io voglio vivere per Cristo, guadagnando per lui, reagendo alle ingiustizie della vita, con pace, Signore. Tu sei in controllo e tu sai quello che va bene per me. Io accetto questo, accetto quello. Io voglio vivere per Cristo. Non voglio la lode degli uomini, che mi interessa la lode degli uomini. Io voglio che Gesù Cristo sia lodato in qualche modo dalla mia vita. Preghiamo gli uni per gli altri per questo e preghiamo che chi non ha l'olio verrà all'olio. Preghiamo. Signore nostro, tu che sei Dio, tu che sei sovrano, tu che sei maestoso, e Gesù Cristo, tu che sei Dio, ritornerai alla terra per giudicare tutti. E quando arriverai sarà troppo tardi. O in quel momento che arriverà senza preavviso, arriverà per modo di dire a mezzanotte e nessuno sarà pronto, in, nel senso di essere lì, potendo in, prepararsi in anticipo. La preparazione deve essere oggi. Tu sei venuto prima, non per giudicare, ma sei venuto la prima volta per salvare. Sei venuto per. A caricarti, oh Signore Gesù, per caricarti con i peccati, con la colpa di tutti coloro che crederanno, pagando la loro condanna in modo che chiunque ti cerca con tutto il cuore, chiunque si ravvede e crede in te, troverà che i suoi peccati sono stati pagati e avrà l'olio della salvezza nel suo vaso. Allora sarà permesso di entrare. Padre, per chi ha Cristo, ti prego che possiamo vivere in attesa, vegliando, desiderando, aspettando e affrettando la venuta del Signore, amando la tua apparenza, essendo vasi puri utili al Padrone. Allora prego questo per ogni vero credente, aiutici a stimolarci gli uni gli altri a ricordare che Cristo sta per arrivare. E per coloro, forse che vivono da cristiani, e forse nemmeno, ma non sono pronti, non hanno l'olio della salvezza, prego che possano capire che qui tutto sarà distrutto, tutto, e arriverà Gesù Cristo. E non c'è nulla più terribile che sentirlo dire, non vi conosco. Ti prego che oggi, che è il giorno della salvezza, possano aggrapparsi a lui. Finché c'è tempo. Aiutaci ad essere i portavoci con tutti di questa realtà. Ti ringrazio che c'è la salvezza adesso, oggi ancora. Nel nome di Gesù Cristo, glorificati, ti prego, in noi. Amen.